Suonare con i vinili nel 2021. Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Uno dei video più seguiti sul canale è quello dedicato alla scelta del miglior giradischi possibile. Quindi mi viene da pensare che ancora sia una scelta utile da fare e soprattutto che ancora siano in molti quelli che pensano di suonare usando i vinili. E premetto, non c'è niente di male, anzi, ben vengano. Cercherò di mettere in fila tutti i vari argomenti dedicati a chi sceglie di intraprendere anche nel 2021 la strada del DJ che utilizza i vinili. Prima di tutto, la musica. È evidente che non tutta la musica esce più in vinile, quindi la prima scelta da fare è a livello artistico. Se pretendi che tutte le uscite discografiche siano anche in vinili, evidentemente c'è qualcosa che non va. Però può essere anche una ricchezza dall'altro lato, perché ci sono molte etichette che stampano soltanto in vinile. Quindi hai accesso ad una musica che altrimenti non potresti avere. È evidente che suonare con i piatti si adatta più per certi generi che per altri. Può essere una scelta appunto che va in una direzione molto particolare, oppure può essere una scelta che va a pescare nell'ampio catalogo di musica del passato. Ha senso che tu voglia fare delle serate di disco music anni 70 o di elettronica anni 80 utilizzando uscite originali dell'epoca o comunque delle ristampe. Diciamo, anche in quel caso la tua performance è coerente con il tipo di musica che vai a presentare. E così mi viene in mente altri generi, puoi fare reggae, puoi fare punk, puoi fare anche hip hop, soprattutto quello delle origini. È evidente che la tecnologia è andata molto avanti, quindi se sei un DJ che screccia, è vero, sì, puoi fare musica hip hop R&B anni 90 e portare avanti quel tipo di performance, però da un lato ci sono molti controller che ti forniscono un'ampia gamma di soluzioni anche molto più interessanti per fare quel tipo di lavoro. Quindi anche la limitazione è tecnica oltre che artistica in questo caso. Soprattutto, lo dico molto chiaramente, un DJ set fatto con i dischi non ti salva da una brutta selezione. Questo lo metto in chiaro, perché non è che un DJ bravino con i vinili sia comunque migliore di un qualsiasi DJ che utilizza strumenti digitali. Perché quello che conta è il risultato, il set che ne viene fuori, l'emozione che riesci a creare. E anche se fai video in streaming, ok, è bello vedere due piatti che girano, però l'impatto si ferma ai primi 5 minuti. Poi bisogna vedere cosa riesci a raccontare con il tuo set fatto con i dischi. Spesso ci sono commenti di chi sostiene qui che il vero DJ è quello che usa i piatti. Beh, in realtà sono passati molti anni, il piatto ha avuto una sua evoluzione da essere lo strumento utilizzato da tutti, è andato un po' in disuso senza mai morire del tutto, ha ripreso un po' alcuni anni fa la tendenza sia ad acquistare dischi ma anche ad acquistare giradischi. La Technics ha ripreso a produrre il suo piatto, altre marche si sono affacciate sul mercato con prodotti ottimi, ok, però non basta tutto questo, non basta mettersi a fare il DJ con i piatti per, come dire, diventare fin da subito un buon DJ. Bisogna saperlo fare, così come non è necessario per un DJ che inizia oggi affrontare questo strumento. Sicuramente è divertente. Io non ho mai fatto grandi serate con i dischi, però anche di recente ho ripreso un po' ad allenarmi o a mettere in fila dei dischi soltanto per divertimento personale, e posso dire che è comunque divertente, è comunque utile, perché
rientra in quegli esercizi che ti consentono di sfruttare certe limitazioni per approfondire la tua tecnica e quindi diventare sempre un DJ migliore. C'è poi la scelta di utilizzare i piatti come strumenti per le applicazioni digitali, quindi attraverso il sistema Scratch lo colleghi con un computer e una playlist di musica digitale, però hai la manualità del piatto, hai quel tipo di sensazione e anche quella è una soluzione utile. Sicuramente è più complicato anche da portare in giro, però ha sempre il suo fascino e di quello comunque si parla. Può essere una scelta tecnica perché sei abituato con quel tipo di manualità e non vuoi prenderne altra con diversi tipi di strumenti. Può essere una scelta, come dire, estetica, che comunque non guasta. Allo stesso modo bisogna considerare anche l'aspetto pratico, che, come dire, ti deve portare in giro i giradischi che purtroppo, mi verrebbe da dire, non si trovano più così spesso come un tempo, oppure è comunque un tipo di console che ha delle necessità di spazio, di supporto, che diventano meno accessibile in tutti i tipi di contesti, però se fai quella scelta ben specifica comunque la devi mettere in conto e, ripeto, ha i suoi vantaggi. In generale, per essere un DJ migliore anche oggi, passare in qualche modo dal piatto non è assolutamente sconsigliato, anzi può essere appunto utile. Rimango dell'opinione che si debba saper suonare di tutto, quindi non bisogna essere allergici alle nuove tecnologie, però di contro anche scoprire le radici di tutto, scoprire la storia, scoprire come è nato proprio il ruolo e l'attività del DJ, anche da questo punto di vista può essere molto interessante. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.